Vedremo come R-Factor gestisce le penalità in gara. Vedremo il caso della penalità della squalifica. Nel caso in cui partiremo molto in anticipo, R-Factor darà la penalità di disqualified e viene mostrata una bandiera in alto a sinistra. Vediamo il secondo caso, che è lo stop and go. Si parte leggermente prima della partenza e viene mostrato un semaforo verde-rosso, quindi si deve scontare una penalità di stop and go di 10 secondi. L'ultima possibilità è il cosiddetto drive-through, cioè partendo leggermente poco prima della partenza, viene mostrato in alto a sinistra delle frecce di rientro che stanno appunto a indicare il passaggio nella corsia box. Ora andremo appunto a vedere come scontare la penalità. Non bisogna impostare nulla nell'LCD, ma bisogna soltanto, non serve neanche richiamare i box, ma l'importante è entrare i box col limitatore. Vedrete i meccanici pronti per il rifornimento, ma potete appunto non dovete fermarvi e una volta usciti il messaggio di drive-through scomparirà. Ora andiamo appunto a vedere come gestire la penalità dello stop and go. Nel caso che vi venga appunto assegnato questo tipo di penalità, dovrete andare nel vostro LCD e alla voce stop and go impostare su yes. Se non farete lo stop and go o il drive through entro 3 giri, R-Factor vi darà appunto la penalità. Ora appunto vediamo come comportarsi nello stop and go. Non si fa altro che entrare in corsia box col limitatore senza anche non chiamare i box. Ci si ferma nella propria piazzola, viene appunto conteggiato i 10 secondi di stop and go. Una volta terminati i 10 secondi, si ripartirà e appunto il messaggio di stop and go verrà tolto. Appunto, come avete visto, queste qui sono le tre classiche penalità che R-Factor assegna anche in caso eventuale di tagli. Normalmente in caso di tagli eclatanti può assegnare un drive-through o uno stop and go.